dice, ma c'è ah, ah, bravo, così, fai così. Così. Che sei venuto a Caccara? Come sei arrivato a Caccara? C'è una storia antica di Gretel, come si chiama? Massimo. Che cosa? La mamma di Morgan, cioè una tua parente è venuta qui, quant'è? Una pietra miliare del Gretel. Sì, qui ci sono stati lungo... Cioè per quanto tre, ti riguarda, tu ci sei arrivato... Sì, ci sono capitato la prima volta con dei parenti. Con dei parenti, quindi vedi. Con mio cugino, per esempio. E qui entrava a parlare di Roberto. Stava a parlare di Roberto Ciotti. Alla fine lui, insomma. A Caccara c'era più lui. Più legami. Più legami. Guarda, io le prime volte che venivo a Calcata ci venivo sempre perché qui c'erano degli amici storici, che, di cui alcuni non ci stanno più, che praticamente li venivo a trovare, se facevano delle feste, anche delle jam musicali. Mi ricordo benissimo che c'era, venivo spesso da Gaetano Delfini, che abitava nella piazzetta, ancora non era sposato, e se trovavamo tutti, c'era Corrado Nofi, la sua ragazza, giovani, tutti che suonavano, chi da una parte, chi da un'altra, insomma... Era un punto d'incontro, ma bello, perché era ancora la Calcata, diciamo, agli albori dove molti artisti si erano insediati, pagavano degli affitti poco, insomma, stiamo a parlare degli anni 80, ragazzi, siamo a parlare di 40 anni fa, siamo a parlare degli anni 80, e noi venivamo spesso da Roma, tanto che perché dice, era bella, la casa era ancora pura, gli artisti, gli amici che abitavano qui stavano bene, se facevamo belle mangiate, belle suonate, c'era pure un locale c'era il locale. Mi ricordo che poi dopo ci sono stati i cambiamenti, diciamo, perché ha cominciato, grazie anche agli artisti che hanno sistemato le case, le grotte, le cose. Ci sono stati dei cambiamenti che chi se l'è venduta è subentrata altra gente. Per cui sì, Calcata era un'oasi, e lo è ancora, però negli anni 80 era veramente un'oasi dove di incontri ancora c'era... una bella fusione, non c'era questa competizione, tutti i locali che ci sono adesso, non c'era il turismo che adesso, capito? Era molto genuina la cosa. E io venivo ogni tanto, mi fermavo anche a dormire, mi ospitavano tranquillamente, c'ho bei ricordi di Calcata. Poi però oggi sono contento ancora che praticamente sta riprendendo un po' quella vena, perché anche altri amici artisti stanno vivendo qui, come stesso Massimo, Scintu, Edu. Vabbè, Edu c'è cresciuto qui praticamente, perché la mamma è una di quelle che non si è mai spostata, no? Lilia. Sì, Lidia, la mamma di... Per cui loro ancora ci sono, poi
ancora c'è un po' di fermento, sta riprendendo. C'è stato 20 anni, 25 di stasi, diciamo, no? Che è soltanto stata la calcata un po' business, commerciale, un po', capito? Mangereccia. Lo metto qua? Sì, mangereccia, commerciale, e ognuno pensava al suo orticello, alla sua grotticella, era molto, molto qualunquista, insomma, no? Adesso ancora molto. Ma adesso sono più giovane. Adesso grazie pure a Massimo, così ogni tanto ci rimetto piede, ci scappa sempre un bel caffè, vero? Una sonatina, poi c'è pure l'amico Matava con la sua grotta, che Sonora, dove volentieri ci facciamo belle sonatelle lì. La natura di Calcata, insomma, intorno a Calcata, la valle, il Treia, il monte gelato, ci ho portato pure il mio nipotino a fare il bagnetto lì, cioè, sono posti particolari e speciali. Io penso che in Italia i due paesi più diciamo gioiellini che sono Calcata, qui nel Lazio, e Bussana Vecchia in Liguria, perché anche Bussana Vecchia, anche Bussana Vecchia è stata fondata da artisti e hanno combattuto tanto, tanto, perché gliela volevano togliere, però Bussana è più, diciamo, sono più coesi. La gente che vive lì. Ma sono così tanti, là? Sono tanti, tanti atti. Hanno fatto vedere il documentario, non erano così tanti, no? Quattro gatti. No. Sono tanti, adesso sono subentrati i figli di quelli che l'hanno fondata, i fondatori, no? Sì. E alcuni hanno preso. Allora hanno portato anche la luce, sì, l'acqua, tutto. Anche non c'era niente. Tutto hanno portato. Non c'era nulla. Sì. E io Bussana pure. Volevano anche i soldi, loro hanno messo con loro, cioè hanno speso con i loro soldi, e a un certo punto la regione, non so, il paese, gli ha chiesto di che dovevano pagare, capito, per queste cose. Hanno ripopolato, hanno dato vita, non so se. Sì. Ma ultimamente pare che gli hanno concesso, perché sì, sì, la volevano togliere, ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti. Per cui i fondatori sono tenuti in loro posti. Non ho capito chi è il politico che gli voleva togliere queste cose. Sì, poi ci sono tanti atelier a Bussana. Tanti atelier, non ci sono tutti questi ristoranti. No, No, ci stanno. Questi stanno più ristoranti qua che a Trastevere. A Calcata, al paese dei Magnasciuni. Io sono Claudio Montuori. Sono Claudio Montuori, nome d'arte Boots, sono conosciuto come uomo uccello, perché lavoro in strada e faccio una performance da uomo uccello. E che ti devo dire? Io sono un po' diventato storico, perché sono tanti anni che, diciamo, che facciamo questo lavoro e combattiamo per ottenere qualcosa che in strada a Roma è difficile, costa. Però noi cerchiamo sempre le scappatoie, perché uno deve pur vivere, no? E allora domani vado al lago, magari c'è il mercatino, e niente. Abbiamo fatto pure delle cose con Massimo insieme. Beh, l'ho trovati, alcuni mi sono innamorato quando ero ragazzo, e ho imparato pure a farmeli da me, e diciamo, sono strumenti miei, ma... Dire che sono nati pure per i cani d'uccelli, tu c'hai tutte una borsetta piena di cani d'uccelli che utilizzare.
Ah, certo, usavo i richiami, prima usavo i certo. richiami. Sì, usavo i richiami, il messaggio di... Ma quanti uccelli già potevano ridurre? Tanti, ce n'erano tanti richiami. C'erano tanti richiami di uccelli. Ne compravo tutti i tipi di... Moni vendono più i negozi di caccia, prima andavo a caccia dei richiami, non degli uccelli. E poi ho sviluppato questa cosa dell'uccello e niente, Hai in aggiunto strada funziona perché piace ai bambini, ai genitori dei bambini, è divertente, capito? E comunque noi che facciamo arte di strada dobbiamo divulgare, espandere un messaggio che la nostra libertà è anche degli altri, capito? Cioè, la nostra libertà, cioè noi siamo liberi, musicisti indipendenti, come dire, però promuoviamo questa cosa, poi ognuno offre quello che vuole, cioè, non siamo tanto per il business, perché l'arte non gli puoi dare un valore, capito? Proprio le cose artistiche. Non le puoi etichettare con un valore, con un prezzo, E quello che è quello che è, noi divulghiamo questi messaggi che sono un po' l'humus, della libertà d'espressione, della cultura, dare stimoli a chi ha piacere, a chi viene smosso, no? Da queste onde di libertà di espressiva, capito? Soprattutto i ragazzi, i giovani. Infatti, quando ci vedono oggi, che sono passati tanti anni, mi dicono: oh, grazie a te. Io oggi sono musicista, c'ho il gruppo, sono qui, insegno lì, faccio qui, ho detto, ma meno male. Vabbè, io ho iniziato tanti anni fa, ho iniziato giovani, 45 anni fa, quasi 50, a suonare, per strada a suonare in giro. E io ho 68, qua sono iniziato... E c'avevo 20 anni, 18 anni, 20 anni. Andavamo in piazza, suonavamo, capito? Quello che è storto, E quello poi dopo ho suonato anche con i gruppi, capito? Mano a mano, non ho smesso mai. perché a me mi ha colpito molto, perché tu hai aggiunto, oltre agli strumenti che suoni, degli oggetti di metallo che ti hanno regalato, non so se degli amici africani, che tu li metti sul, diciamo, per terra, oltre che formano dei visi, riesci a formare dei visi, poi tu giochi con le persone perché tu quei pezzetti li fai rotolare sull'asfalto, come è successo a Ah, Trevignano, e le sì. persone rispondono toccandoli, quindi escono fuori altri suoni, ed è unico questo, cioè coinvolgi le persone. Esatto, sì, l'interazione è fondamentale in strada Fondamentale questa perché parte. interagire col pubblico, io lo faccio con le percussioni, con i picchi, con le campane, col martello, cioè il martello sonoro. Cioè, interagire con il pubblico per renderlo partecipe è Questo. fondamentale. È come quando i grossi concerti fanno accendere le luci o abbattere le mani a tutta la folla. Beh, io sono nato a Roma e sicuramente ho cominciato a Roma. Sono nato a Roma, poi ho viaggiato parecchio, però ho cominciato a Roma. Stessa cazzeggiava all'epoca, eravamo un gruppo d'amici e Eravamo amici, suonavamo ognuno portava lo a strumento suo. Villada, suonavamo a Campo dei Fiori, facevamo dei jam de notte da paura, ma prima si poteva fare Campo dei Fiori, a Santa Maria, Piazzavamo facevamo dei tutto il jam centro de notte, storico. che prima si poteva fare, ma poi dopo piano piano. E poi è iniziato a stare questa
la chiusura delle piazze come Piazza de Spagna, hanno iniziato con Piazza de Spagna, piano piano hanno chiuso le piazze più importanti, hanno fatto restrizioni, insomma. Sì, c'è stata tutta la cronologia a Roma negli anni mi pare fine anni 80 è nata una delle prime associazioni che era Strada Arte, capito? Strada Arte, sì. Perché a Roma in quegli anni là i basker lavoravano giusto a Piazza Navona, ma non erano basker. Allora, l'associazione Strada Arte è stata costituita da persone che non erano musicisti a tempo pieno, però volevano svagasse sulle panchine, con le chitarre, cantare e suonare, e gli era stato proibito. Quindi loro, per potersi esprimere proprio al di là di essere musicisti, non erano musicisti, per metà musicisti, volevano espletare un po' di musica. E quindi hanno costituito la libertà di espressione. Perché mi sembra che c'era un medico all'interno di un dottore. Sì. Erano comunque dei professionisti impiegati, ecco. Erano gente che aveva il loro lavoro per hobby. Per hobby, era stato negato. E allora si sono impuntati proprio per avere una libertà di espressione che aspetta tutto. Allora, inizialmente a Roma non eravamo proprio tanti, eravamo proprio quattro gatti. C'erano i zingari, sono sempre stati. Erano loro che erano i padroni delle strade, sono stati sempre i zingari, perché lavoravano sempre per strada. E soprattutto c'erano quelli che facevano le poste, che lavoravano nei ristoranti, davanti ai bar, nei ristoranti e ai bar. Quelli ci sono sempre stati. Esatto. Quelli stavano... Una maturistica consolidata, credo, sì.